per rendere grazie a Dio della multiforme ricchezza dei doni dello Spirito Santo. Questa ricchezza si rende particolarmente manifesta nella varietà delle aggregazioni laicali della nostra diocesi, impegnate in vari campi dell'apostolato e della carità. Il nostro stare insieme diventa importante perché è un segno proprio di unità. In un mondo in cui sembra che si pensi solo alla divisione, alla disunità, alle lacerazioni tra i popoli, io credo che sia una testimonianza di profonda unità, uno stare insieme pregando, cantando pur con le nostre differenze, con i nostri stili, con le nostre spiritualità. Così attenti a pensarsi insieme, a ritrovarsi intorno a questa madre, che è questa chiesa, perché possiamo insieme ricevere lo Spirito, quello Spirito che dobbiamo portare nei nostri cuori, che anima le nostre comunità, che ci spinge ad andare dentro la città. La cosa bella è appunto di constatare come all'interno delle diversità che compongono le realtà laicali dell'Arcidiocesi di Bologna ci sia un denominatore comune che praticamente informa tutti quanti e che è praticamente la testimonianza dell'impegno che i laici possono e devono portare della presenza di Gesù e della Chiesa nell'ambito della società. Gesù lo incontriamo guardando la vita così com'è, con gli occhi della misericordia, e la incontriamo proprio in città. Proprio Gesù aveva loro detto che lì sarebbero stati rivestiti di potenza dall'alto. La potenza viene inaspettata, nel vento che libera dalla nebbia, nel fuoco che brucia la paura e che scalda il freddo. I discepoli pensavano di fuggire dalla città, la sentivano una minaccia, una Babele, come tante volte anche noi di fronte a questa Babele, a volte incomprensibile del mondo. Avevano paura, e anche a noi la città mette paura, e la paura consiglia sempre di chiudere le porte. È facile mettere limiti, lo facciamo istintivamente. È la pigrizia delle abitudini, la presunzione dell'orgoglio, la sicurezza dei nostri giudizi. E le porte si chiudono con la rassegnazione, per cui niente vale la pena. Abbiamo ascoltato la parola del Signore che ci ha esortato e abbiamo ascoltato le testimonianze di vita, di misericordia ricevuta e di misericordia donata, e questo ci dimostra che la nostra è una fede incarnata e che è possibile davvero vivere quello che il Signore ci chiede, la misericordia. Ecco, allora abbiamo deciso, abbiamo trovato una nuova forza per uscire, per essere quella chiesa che il Papa ci chiede di essere nell'Evangelii Gaudium, una chiesa in uscita ma con un volto di madre, una chiesa che vive l'umiltà, il disinteresse nella donazione, nel donare i carismi che abbiamo. Siamo diversi, come ci ha detto, ci ha ricordato il nostro Vescovo, ma questa è una grande ricchezza, è una ricchezza che va condivisa. Il nostro mondo ha diffidenza dell'unità, la scambia facilmente per uniformità, tanto che la divisione e l'individualismo sembrano l'unica via per realizzare l'individuo, senza legami, devo essere io. Ma è triste l'uomo che per essere se stesso si divide o si deve isolare. Ed è triste una comunità ridotta a sfera o a condominio. La nostra unità è la comunione, è pensarsi insieme, è praticare l'amicizia, qualche volta faticosa, lo sappiamo, ma è l'unica via per sconfiggere l'individualismo.